La parola a lei e buon ascolto e divertimento a tutti. Grazie. Ringrazio professor Sironelli per questo spot pubblicitario per la nostra università Ruzzi e benvenuti a tutti e buona serata. Siamo qui per assistere a questo spettacolo musicale in multivisione intitolato La vita lungo il fiume e la storia del paese. Uno spettacolo realizzato dal comune di Sernania della Battaglia, dal comune di Castellavazzo, l'Associazione Nazionale Alpini, il gruppo di Falsetti Piave, dalla famiglia di Zater e Mena Gas della Pieve di Codiscago, da Lega Ambiente di Sernaglia, dall'associazione Il Pedrè, Fotoclub Sernaglia Gruppo Giovani e realizzata grazie appunto anche alla collaborazione del Gruppo Giovani coordinato dal professor Spironello, dal coro Cantori da Filò e dei musicisti blues Willy Mazzer e Francesco Boldini. È una serata che è stato possibile realizzare grazie alla sensibilità degli sponsor che sono quanto mai importanti per sostenere le attività e iniziative culturali. Un grazie quindi alla Ailita Energie Rinnovabili, all'Agriturismo La Rondine di Valdobbiadene, a Max Pizza di Falsè e a Gap Impresa Edile di Fontico. Vorrei qui a dire due parole a nome dell'amministrazione comunale di Sernaglia, l'architetto Grotto, per un breve saluto. Grazie. Prende avvio dal canto quinto dell'Odissea. Da 9 anni i condottieri greci sono tornati alle loro dimore, mentre di Ulisse si sono perse le tracce. Gli dei dell'Olimpo, mossi a pietà, inviano Hermes nella lontana Ogigia.
Odisseo vive da lungo tempo nella grotta di Calipso. La ninfa lo ama e usa ogni arte per trattenerlo. Decisa a renderlo suo sposo, gli ha promesso eterna giovinezza. Ma l'arrivo del messaggero divino vanifica i suoi sogni. Il fato ha deciso. Per l'eroe scaltro è giunto il momento del ritorno. Preso dalla nostalgia della sua isola e dalla famiglia lontana, il sovrano di Itaca passa giornate intere seduto sulla spiaggia a scrutare il mare. Ed ecco, improvvisa, la fine dei sospiri. L'ordine di Zeus non si discute. Pura malincuore, la ninfa gli rende la libertà e l'aiuta a costruire un'imbarcazione che possa sfidare le correnti marine. Egli a tagliar tronchi si mise e fu l'opera breve. Ne abbatté 20 fra tutti, poi li sgrossò con la scure, poi li squadrò con cura, stendendovi sopra lo spago. Portò Calipso intanto, divino signora, i trivelli, e Ulisse tutti i travi forò, li connesse l'un l'altro, poi li saldò con incastri. Una sorpresa attira l'altra. Per secoli le zattere che scendono lungo la piave sono costruite come insegna Omero. Una copula è formata da 20 taglie forate alle estremità e unite con sache, polloni di nocciolo snervati e ritorti. Non basta, anche la nostra storia comincia da un vasto antro che non si affaccia al mare, ma a limpide acque di risorgiva. L'erta riva sinistra, che delimita l'invaso del grande fiume, offre ripari naturali, grotte più o meno ampie, incastonate in un ambiente ideale, esposto al sole, protetto dai venti freddi e ricco di vegetazione. Fin dall'età della pietra, gruppi di migratori vi sostano, trovando a pochi passi abbondanza d'acque che scorrono limpide e tiepide in ogni stagione. Non mancano neppure i materiali per cacciare e pescare. Oltre alla varietà di legname, nel pianoro sovrastante le tribù possono trovare e lavorare la selce, contenuta nei ciottoli calcarei. La sua struttura compatta e la facilità a frangersi in scaglie taglienti permettono di creare punte di frecce, lance, ami, pugnali. Poco oltre scorre la piave, le cui correnti collegano il Cadore alla laguna. Da sempre il fiume è noto per il corso volubile e temuto per il regime torrentizio. Nel suo tratto medio ha ormai perso l'influenza delle pendenze montane. Nel vasto greto delle Grave scorre libero, formando un intreccio di rami divaganti e insidiose rapide fra i depeti. Nella tarda età del bronzo sono ormai diffuse le armi di metallo, più maneggevoli ed efficaci. Altra sorpresa, lungo entrambe le rive del fiume, nel recente passato, sono state rinvenute diverse asce e spade tipiche dell'area danubiana, oltre a residui di fusione. Ma da dove e come giunge la materia prima lavorata? La prima risposta è ovvia, dalle miniere del Bellunese. La seconda apre uno scenario intrigante. La via più rapida e diretta è la grande arteria fluviale. Forse già dal lontano passato, dunque, i nostri avi imparano a temere le improvvise piene, ma anche a sfruttare l'energia delle impetuose correnti, navigando su imbarcazioni ampie e piatte. La nascita di una zattera richiede l'apporto di molte competenze.
dai mastri d'ascia che scelgono e squadrano le taglie, dai menadas che le portano in cantiere, dai disattieri che le forano in testa e in coda, dai levadori che creano la struttura adatta a fluttuare su acque insidiose, del caporal che guida l'equipaggio e dei codan che provvede all'ancoraggio. Una zattera che nasce a Pirarolo muore a Venezia, città da sempre affamata di legname. Nella sacca della misericordia e a punta dell'Arsenal, le taglie sono liberate per diventare fondazioni o solai di palazzi. Le sacche sono portate ai forni delle vetrerie di Murano, mentre il carico di legname pregiato è destinato al grande cantiere navale. Il percorso è coperto da almeno 3 equipaggi. Agli zattieri Tinco di Sago subentrano quelli di Belluno, che scendono al porto di Ferzè, per lasciare il posto a quelli di Nervesa, giunti da una presa del Montello per completare l'opera. La navigazione fluviale richiede perizia. Sono sempre in agguato le insidie delle correnti, le rapide o i fondali poco profondi. Ampia oltre 4 metri, la zattera presenta una lunghezza diversa a seconda del numero di unità agganciate. La più comune dispone di 3 moduli. Lunga, ma abbastanza agile, permette di trasportare grossi carichi di carbone, metalli e legname pregiato, oltre a botti di vetriolo e carri. La governabilità del mezzo è garantita dalla presenza di 4 remi, disposti all'estremità e assicurati con lacci ai pestelli. Raggiungono la lunghezza di 5 metri e, nella parte destinata all'immersione, sono completati da una piattavola di legno a forma trapezoidale. Le zattere che hanno percorso la prima tratta del fiume sostano per la notte a Belluno. Il nuovo equipaggio raggiunge le prime luci dell'alba e il Borgo Piave. Esaurite le operazioni di carico merci, salpa e, dopo alcune ore di navigazione, raggiunge il porto di Falzè. Dopo l'attracco, gli zattieri bellunesi scendono e cercano ristoro nella più vicina osteria, prima di cominciare a piedi la via di ritorno lungo la Calzattera. Intanto, giù al porto, fervono le operazioni di scarico e carico di altre merci. C'è un via vai continuo di uomini e carri nel groviglio di strade che giungono dalla sinistra Piave. Nel frattempo, il nuovo equipaggio di zattieri nervesani provvede a sistemare il carico, prima di sciogliere i mormeggi. Oltre l'ampianza di Falzè, il fiume riunisce i suoi rami e scorre maestoso verso la laguna, dove si completerà il lungo viaggio. Davvero affascinante anche la scelta di immagini storiche che è stata fatta per accompagnare appunto il percorso delle zattere. Un breve intermezzo musicale ancora dei cantori da Filò prima di affrontare la seconda parte del racconto. È la volta del Montello, di questa presenza costante, diciamo, di questa collina che durante la prima guerra mondiale ha ospitato l'esercito italiano prima appunto della traversata e della battaglia finale. La cima del Montello. Circa l'8 millennio a.C. e interessa alcuni periodi del Neolitico. La permanenza di tribù dedicate alla caccia è legata ai fattori climatici e alle migrazioni di animali.
I primi insediamenti stabili risalgono all'età del ferro, quando si sviluppa la civiltà paleoveneta, quasi certamente nella sua fase media e tarda. In base ai rilevamenti di materiale fittile, l'area abitata si estendeva dal Pedrè alle Volpere, entro l'invaso scavato dal fiume nel corso dei secoli. L'avvento della potenza romana contribuisce allo sviluppo dei traffici con la creazione di importanti strade. Nell'anno 46 d.C. è completata la Claudia Augusta, che muove dal Tino per raggiungere Trento. Il varco della Piave alla cittadina genovese era assicurato da una serie di ponti, quasi tutti distrutti dalle offese del tempo e dai danni della Grande Guerra. Lasciato l'antico crocevia, situato dove ora sorge l'oratorio di Sant'Anna, il tracciato proseguiva lungo la riva sinistra. La conferma giunge dalla scoperta di vari sepolcreti, sorti in corrispondenza delle stazioni militari, luoghi di sosta per le truppe in transito. Nei pressi del Pedrè è ancora visibile un abbeveratoio per cavalli. Dopo il 1000, esaurito il periodo turbolento delle invasioni, il porto di Falzè è già una vivace realtà. Verso la fine del XII secolo, il comune di Treviso riesce ad impadronirsi dell'alta marca. Oltre ad estendere il suo dominio fino ai passi prealpini, presidia i varchi nel corso medio del fiume, vitale per il traffico delle materie prime. Da poco tempo gli antichi conti del capoluogo, d'origine longobarda, si sono stanziati nel territorio. Nel 1110, infatti, Incedisio I ha eretto un imponente castello sulla sommità di Collalto, che domina il tratto conclusivo del Soligo, ormai prossimo a gettarsi nella Piave. La nobile famiglia dispone di vaste tenute lungo entrambe le rive del fiume. All'epoca era già sorta la maestosa abbazia di Sant'Eustachio, voluta sul declinare dell'undicesimo secolo da Rombaldo III, conte di Treviso, e dalla madre Gisla. Ottenuta la protezione apostolica per le continue donazioni, giungerà a controllare ben 36 chiese. Grazie all'opera dei monaci è avviata la bonifica di boschi e raduro del Montello. Confermando l'enorme ricchezza della stirpe, nel 1215 i due fratelli Schinelda e Rambaldo VII provvedono a un'equa divisione dei loro vassalli, dei pascoli, delle selve diffuse sul dorsale collinare. L'area si estende per 20 miglia e interessa 6.230 ettari di macchia. Retro del Montello sono le piante maestose, tra cui spiccano roveri e castagne. Spinti dall'esigenza di controllare i collegamenti fra le rive del fiume, i conti avviano contatti con il comune di Treviso, che nel 1224 affida per i testimoni l'incarico di calcolare il valore del passo della Piave con il porto e il mercato di Falzero, con alcuni edifici e molte possessioni. Trovato l'accordo, l'intero villaggio diventa patrimonio della famiglia comitale. La testimonianza delinea uno scenario inatteso. Da tempo, dunque, il porto di Falzè non solo accoglie le zattere in transito, ma fornisce anche il servizio di passaggio tra le due sponde a uomini, animali e cose. Oltre ai signori e ai loro dipendenti, altre categorie di persone varcano il fiume: pellegrini, mercanti e cavalieri. La barca della Piave presenta una sua originale struttura. Una prua appuntita a forma triangolare che si eleva aguzza come un artiglio sulla superficie fluviale. Un fondo completamente piatto,
uno scafo rettangolare con poppa squadrata dai fianchi lievemente rialzati, ampia quanto la sua larghezza massima. In ogni caso, non dispone mai di coperta. A seconda dei servizi variano le dimensioni. L'imbarcazione minore, il barquette, lunga dai 5 ai 6 metri, è adatta al trasporto di persone o materiali poco ingombranti. Se la barca medana raggiunge i 10 metri, quella grande, di poco inferiore ai 20, è difficile da manovrare per la sua stazza. Impiegata solo in caso di trasporti occasionali, come le grezzi, è la prima a scomparire. Le tariffe sono dettagliate, tanto che distinguono il transito con piave piccola o piave grossa. Così una persona a piedi paga da 6 denari a un soldo, se a cavallo da 1 a 2 soldi, come gli animali di grossa stazza. Un carro carico costa da 2 a 4 soldi, per le botti di vino sono previsti 5 soldi, 8 per le greggi fino a centinaio di pecore. I forestieri sborsano il doppio. E se il fiume è piena, caso non contemplato, le barche restano a riva e non si passano. La citazione non parla solo di Palto e Passo Barca, ma anche di mercato. Dove sorgeva il mercato di Palzè? La risposta è insita nella relazione fatta dal parroco del paese verso la metà del Settecento. La sua sede è il borgo di Chiesuola, punto strategico tra il centro del paese, la pieve di Sovigo, il castello di Collalto e le tenute comitali del Donegal. Confermando l'enorme ricchezza della stirpe, nel 1215 i due fratelli Schenel e Ramaldo VII provvedono a un'equa divisione dei loro vassalli, dei pascoli e delle selve diffuse nella dorsale collinare. L'area si estende per 20 miglia e interessa 6.230 ettari di macchia. Il pregio del Montello sono le piante maestose, fra cui spiccano l'ovo di castagni. Il borgo, dunque, per secoli è sede di mercato, dove convengono allevatori di bovini, equini ed ovini. Poiché la fiera dura vari giorni, i beccai, ligi agli obblighi devozionali, innalzano e decorano una chiesetta, intitolata la Beata Vergine. La Madonna in trono con bambino, tra i santi Sebastiano e Rocco, è un dono votivo del 1515, per lo scampato pericolo della peste. Solo nel 600 la devozione a Sant'Antonio subentra a quella mariana. L'abate ultracentenario, noto per l'inseparabile maialino, è supplicato per tenere lontane le epidemie dalle mandrie, oltre al temuto fuoco che porta il suo nome. L'oratorio è piccolo, ma ornato, tanto che il parroco Giacomo Ceresi decide di collocarvi l'immagine miracolosa della Madonna realizzata da Giovanni di Francia nel 1457. Tornando al fiume, la vendita del porto e Collalto non muta né la modalità né la vivacità dei traffici. Del resto, allo scalo di Pazzè arrivano e partono numerose condotte che, attraverso la rete viaria, sono arrivate a destinazione su carri o proseguono verso l'approdo lagunare. Fin dal 1265, infatti, il Doge Ranieri Zeno ha ottenuto dal comune di Treviso il libero transito per terra e per acqua di merci mercanti della Serenissima. Al passo di Pazzè giungono materiali di vario genere e in grandi quantità. Il servizio portuale mira ad assicurare il transito anche in condizioni difficili. Per dirigere la barca è usata la stanga, c'è un remo di legno a sezione circolare, lungo dai 6 agli 8 metri, usato come leva, permette di garantire la spinta utile a guadagnare l'opposta riva. In condizioni normali ne basta una, ma in caso di acque impetuose ne servono 4.
Thank you.
Thank you.
Con i suoni, ma anche proprio per il contributo di critica musicale e culturale che ci ha offerto, portandoci alle radici del blues e a farci capire come l'acqua sia capace di mescolare, di tessere e di creare sempre qualcosa di nuovo. E prima di avviarci alla parte finale, volevo anche lasciare il microfono per due parole al rappresentante di Lega Ambiente, Luigi Bellè. Invece Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie.